Allora, siamo con il mister dei frati Sperignano Enrico Fatticcioni. Allora, oggi Enrico 2-2, come valuta la prestazione dei suoi ragazzi? La prestazione è abbastanza positiva. Siamo partiti un pochino non molto concentrati e tosti come di solito. Abbiamo subito questo 1-0 dove la difesa mia di solito si comporta un po' meglio, insomma. Abbiamo reagito bene, il pareggio. E poi al secondo tempo siamo riusciti a passare in vantaggio, perché l'avversario è un avversario tosto, una sfida abbastanza, diciamo, storica fra noi e voi. Voi avete fatto un forcing discreto negli ultimi 20 minuti, creando qualche occasione, avete rischiato anche di prendere il terzo, un po' con l'occasione in contropiede. Poi siete riusciti a pareggiare, noi a quel punto ci chiedevamo, speravamo di poter vincere la partita. Non è che il pareggio possa essere meritato, però quando si subisce al 94esimo si rimane sempre con l'amaro in bocca. Comunque, visto il campo, secondo me, due buone squadre, spero facciano bene il giro Infatti, a di ritorno, proposito soprattutto la del nostra. girone di ritorno, voi avete avuto un risultato importante la scorsa giornata, se non sbaglio, in questo pareggio. Come pensate che il vostro percorso nel girone di ritorno come possa essere? Le ultime sette gare, se non sbaglio, abbiamo fatto 4 vittorie e 3 pareggi, a parte il risultato della scorsa contro te. Cerchiamo di ripartire bene col piede giusto, cercando di dare continuità al lavoro, diciamo, di tutto il girone, perché le prime 7-8 giornate, secondo me, abbiamo raccolto molto, molto meno di quello che facevamo in campo. La seconda parte del girone d'andata abbiamo costruito di più a livello di punti, abbiamo concretizzato di più, siamo sempre più vicini. Speriamo di continuare come stiamo facendo, per noi questo campionato, se la classifica, diciamo, questa classifica che abbiamo oggi, la classifica che fanno soddisfa, anche se uno poi ha sempre l'ambizione di fare meglio. Ok, ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao Ciao. Enrico.